Pace a te, anche stasera siamo insieme e prima di pregare leggiamo qualcosa nella parola del Signore, perché essa porta luce al nostro cuore, ne abbiamo proprio bisogno, sorella abbiamo veramente bisogno di capire, perché l'opera del Signore nella nostra vita non è come appare fuori, ma è come pensiamo dentro. Nella parola del Signore troviamo Dio che loda alcune persone non perché sono più belle, sono più grandi, sono più alte, sono più robuste, sono di bell'aspetto. Si compiace nel cuore che è sincero, che veramente ama il Signore, che lo cerca col cuore e i risultati poi vengono da soli. Se invece il nostro cuore è malaticcio: nel senso che Pensiamo ad altre cose e vogliamo far credere a quelli che sono intorno a noi che Dio ci ha chiamato. Poi restiamo delusi ed arrossiamo e dobbiamo vigilare. C'è un aspetto che dobbiamo guardare stasera perché qualche volta l'insuccesso del nostro servizio a Dio è dovuto non a come ci muoviamo, ma cosa pensiamo, perché lo facciamo perché Dio guarda lo scopo per il quale noi facciamo ogni cosa. Siediti un poco e stiamo insieme, così possiamo afferrare questo concetto e ci aiuta, ma non solo ci aiuta, ma possiamo essere di aiuto, perché io stesso ho bisogno di aiuto, di qualcuno che mi dice, ma frate, io ho mia moglie per esempio, dice guarda che tu per il fatto che sei orgoglioso, Molte volte il Signore non si può servire di te ed è vero, ha ragione, perché io vedo spesse volte che quando penso di potercela fare da solo è proprio lì che faccio fiasco e non funziona e allora mi rendo conto che bisogna dipendere dal Signore costantemente. Dobbiamo partire dal principio che Dio sa tutto. Quando noi pensiamo davanti al Signore, si accendono tutti gli amplificatori di cosa pensiamo. Immagina che cosa succede. Tu senti che io parlo quando io parlo, giusto? Dio sente cosa dico quando io penso. E quando non penso bene, si accendono tutti gli amplificatori davanti a Dio. E dato che noi siamo davanti a Dio, cosa succede? Dobbiamo solo arrossire. Immaginati che io penso di voler fare un torto a te. Come io penso? Davanti a Dio si accendono tutti gli amplificatori. Guarda quello scostumato di Cataldo. Con la bocca dice che ama la sorella, ama il fratello. Ma dentro la verità non è così. E allora devo arrossire. Se pensiamo male dobbiamo solo arrossire. Ma dato che noi abbiamo fatto un po' orecchio da mercanti e pensiamo che Dio è come noi, noi non arrossiamo subito. Cioè proseguiamo come se nulla fosse, facciamo finta che non abbiamo capito o che tanto il fratello o la sorella non ci vedono. Dio ci aiuti. Perché se non arrossiamo subito, Arrossiamo nel tempo dall'insuccesso del nostro servizio che noi diciamo di voler offrire a Dio. Vedi? È importante sapere questo perché questo è un metro di misurazione che, con l'aiuto del Signore, dobbiamo sempre averlo. Quando parlo, perché parlo? Quando dico, perché dico? Se io faccio questo, con che scopo? Avere sempre in mente che ogni volta che penso e non penso bene, tutti gli amplificatori sul mio conto, nella mia casella, si accendono davanti al Signore e io mi dovrei vergognare. Qualche volta ho pensato che se noi avessimo davanti alla nostra fronte, come davanti a quegli autobus che dicono quale linea fanno, se Dio farebbe uscire quello che noi pensiamo, credo che dovremmo mettere tutti in un bello burka, dovremmo lasciare solo gli occhi fuori dalla vergogna delle cose che pensiamo, ma questo ci deve aiutare a sapere che Dio ci vede e allora dobbiamo rettificare la nostra vita dentro, noi dobbiamo… Rimuovere quelle cose che non sono gradite a Dio perché se noi gli diamo spazio inquinano il nostro essere interiore e poi non funziona neppure l'esterno. Come mi dirai tu? Beh, ti spiego con semplicità. Cose a portata di mano di tutti. Se tu mangi qualcosa che porta infezione nel tuo organismo, che cosa succede? Succede che ti escono delle bolle sulla pelle. Dentro non li vede nessuno, ma fuori risaltano. Dio ci deve aiutare. C Ho una sorella io che quando beve un bicchiere di vino la sua faccia diventa tutta rossa. Allora non c'è bisogno di nascondere, perché quando la vedi con la faccia rossa vuol dire che ha bevuto il vino. Dio ci deve aiutare. Allora stasera guardiamo insieme le mani di Paolo, perché Paolo si muove con un cuore che vuole piacere a Dio. Paolo già quando non conosceva Dio, serviva Dio a modo suo, ma voleva servire Dio. Infatti lui cercava di contrastare quella setta, così la chiamavano, di cristiani, perché secondo lui era non contrari alla volontà di Dio. E lui voleva piacere a Dio, però quando noi cerchiamo Dio, Dio si fa sempre trovare. Guardiamo insieme stasera, dentro al cuore di Paolo e come si muove fuori, perché come noi pensiamo, così ci muoviamo. Stasera guardiamo le mani di Paolo, sono dirette dal cuore, Dio conosce il cuore, e stasera insieme leggiamo questo passaggio in modo che ci rendiamo conto quanto il nostro ministero non funziona, non funziona. Facciamo bene a verificare dentro. Eh? Non facciamo come dice la parola del Signore, che siamo un popolo di collo duro, cioè gente che non ragioniamo, dei cocciuti, che tiriamo avanti senza tener conto delle dei risultati che abbiamo. Molte volte i risultati ci aiutano a riflettere, è come quando facciamo un investimento. Se non c'è ritorno riflettiamo dove abbiamo sbagliato e andiamo a cercare di correggere il tiro. Ti è chiaro? Beh, adesso leggiamo la parola. Le mani di Paolo sono un esempio per noi, perché anche noi abbiamo le mani per poter fare qualcosa. Leggiamo insieme in Atti 20, 34. Gloria al Signore. Se dobbiamo servire il Signore, lo dobbiamo fare col cuore. Sorella, per amore del Signore, impara ad esercitare il cuore, farlo con la predisposizione di essere gioiosa quando serve il Signore. Gioioso, devi sentire il piacere di farlo, senza imposizione da nessuno, perché se no non ne ricevi nessun beneficio. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano meco. Una grande missione, un grande ministero, un grande impegno, una, una missione continua, ma le sue mani non si fermano per fare cosa? Per provvedere per sé e quelli che erano con lui. Nell'insieme della opera del Signore c'è bisogno della missione, c'è bisogno di parlare, c'è bisogno anche di sostegno e noi dobbiamo, nel limite delle nostre possibilità, a meno che veniamo assorbiti 24 ore al giorno per servire il Signore, dobbiamo cercare sempre di collaborare per l'avanzamento dell'opera del Signore in qualsiasi, in qualsiasi direzione. Successo nel ministero cristiano è quando non serviamo il Signore per un vil guadagno. Attenzione che c'è questo pericolo, che facciamo qualcosa per l'opera del Signore, per guadagnare qualcosa. Vivere dobbiamo vivere, ma attenzione, non dobbiamo abusare del fatto che, perché l'abuso... Gesù, quando ha visto che ha superato i limiti nel tempio, è arrivato e ha sbattuto tutto fuori. Dio ci deve aiutare a comprendere. Guardiamo nel verso 33 dello stesso capitolo, Alleluia! Io non ho bramato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. Si trova a che fare con gente povera e gente ricca, ma nessuna delle cose che egli vedeva era il desiderio suo. A volte ci sono fratelli che pare che ogni volta che parlano hanno bisogno di tutto quello che vedono a casa tua. Dio ci deve aiutare. Se hai un vestito, se hai una macchina, Signore aiutaci. La parola del Signore ci aiuta. Se siamo in quella categoria, fermiamoci subito perché la gente ci osserva, ma non solo ci osserva la gente, ma dobbiamo arrossire davanti a Dio. Dio ci deve aiutare. Lui faceva tende, lavorava la notte e predicava il giorno, o predicava il giorno e lavorava la notte. Atti 18, 3 permettere meno peso alla Chiesa e poter aiutare chi era nel bisogno. 18.3, leggiamolo insieme. Così abbiamo un quadro chiaro come servire il Signore e gli esempi che gli Apostoli ci hanno lasciato. Io dico sempre che noi dobbiamo riformare il nostro modo di camminare sulla base della Chiesa primitiva. E siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e... Lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tente. Questo è Paolo. Per mettere meno peso sulla Chiesa e poter aiutare chi è nel bisogno, perché Gesù aveva lasciato un detto che lui lo ripete. Guardiamo il verso 35 del capitolo 20 degli Atti degli Apostoli. La base del nostro servizio a Dio non deve essere mai per uno scopo finanziario. Dio ci deve aiutare perché io non voglio dire, lascio dire e pensare a te di quel che sta succedendo in giro, ma Dio prende la sua parola e ci aiuta a mettere ordine nella nostra vita e se possiamo aiutare a mettere ordine nella vita di quelli che camminiamo insieme. In ogni cosa vi ho mostrato che gli è con l'affaticarsi, così, che bisogna venire in aiuto ai deboli e ricordarsi delle parole del Signor Gesù, il quale disse Egli stesso: più felice cosa è il dare che il ricevere bella parola, grazie Signore, eh? in ogni cosa io vi ho mostrato, vi ho dato l'esempio che bisogna aiutare i deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse, egli stesso, più felice cosa è il dare che il ricevere, quando ci sono fratelli o sorelle che vogliono sempre ricevere, facciamo bene a leggergli questo verso, perché la parola di Dio riesce sempre a correggere, Dio ci deve aiutare. Come Gesù ha detto, quando l'intento del nostro cuore è pulito da inquinamento di radici malefiche, quali sono le radici che spesso sorgono nel nostro cuore? Guardiamone una di queste, primo Timoteo 6, 10. Grazie signore. Primo Timoteo 6:10 parliamo di radice e la parola del Signore ci dice che radice ci può essere che turba l'opera del Signore nella nostra vita e ci fa arrossire davanti a Dio. Poiché l'amor del danaro è radice di ogni sorta di mali Infatti una persona vara tu non la fai mai contenta Se tu vuoi fare un affare con una persona vara, te lo posso dire perché lo so, quando tu raggiungi quello che lui ti chiede, lui ha sempre una ripresa, non è mai contento e non dice mai va bene sono contento. Anche quando fa un grosso affare si lamenta sempre che ci ha perso. E alcuni vi si sono dati. Si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Il Signore conosce le radici che abbiamo nel nostro cuore e chi vive con quelle radici nel cuore, il successo di quella persona non sarà il successo che si aspetta di vedere, ma sarà l'insuccesso, perché una volta sviati dalla fede, quella radice distrugge. La fede genuina nel nostro cuore. Il nostro cuore deve essere libero e fiducioso dal sapere che Dio ci provvede quello che abbiamo bisogno. Guardiamolo nel verso 6 e verso 7. Grazie, Signore, poiché or la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Poiché non abbiamo portato nulla nel mondo? Perché non ne possiamo neanche portare via nulla? Ma ogni giorno quello che abbiamo ci aiuta a vivere senza mai aprire la porta al verso 10. Cioè quando noi restiamo in questo contesto, un poco come Giobbe, nudo son venuto e nudo me ne torno, aveva perso tutto, ma per lui non gli dava più peso di tanto. Rivediamo il verso 10, perché se apriamo la porta a far crescere le radici del verso 10, noi abbiamo finito di servire Dio, senza mezzi termini. La parola del Signore lo dice, poiché l'amore del danaro è radice di ogni sorta di mali e alcuni vi si sono dati, si sono sviati dalla fede. E si sono trafitti di molti dolori. Bisogna sempre vigilare. Le nostre mani, quando il nostro cuore è pulito, resteranno sempre mani pronte ad aiutare e ad impartire la benedizione di Dio. Le benedizioni celesti, come dirai? Ma come, come si può fare? Beh, guardiamo insieme. Guardiamo in un incidente di percorso di Paolo, con quelle mani che faceva tende, arriva sull'isola di, di Creta, arriva sull'isola di Creta, dico bene, e vediamo che cosa fa. Atti 28, 3. Alleluia, benedetto sei, Signore. Or Paolo, avendo raccolto una quantità di legna secca, e avendo le poste sul fuoco, una vipera, sentito il caldo, uscì fuori e gli si attaccò alla mano. In questa scena questa vipera era velenosa e tutti quelli che erano intorno incominciarono a pensare, questo è un uomo sotto il giudizio di Dio, perché si era appena salvato dal mare in tempesta ed ecco che l'ha raggiunto il giudizio divino attraverso questa vipera che fra poco gonfia e muore. Ma col passare del tempo non accade nulla. Gesù aveva detto che se prenderanno dei serpenti o succeda inconsapevolmente qualsiasi cosa che mangiano di qualcosa velenoso, coloro che camminano col Signore, hanno una protezione potente e proprio così andò a finire le mani di Paolo. Può essere qualche incidente di percorso, ma non guasta il nostro ministero. Quando noi camminiamo con il Signore ci possono essere degli incidenti di percorso, ma Dio che conosce il nostro cuore, perciò è importante vigilare che il nostro cuore sia sempre aperto al Signore. Dio non si ferma di benedirci e di benedire coloro che noi possiamo benedire. Dio non guasta il nostro ministero. Guardiamo nel verso 7 dello stesso capitolo che ci aiuta a comprendere come Dio usa gli incidenti di percorso sul nostro cammino per poter essere di benedizione a quelli che sono insieme con noi. A volte pensiamo che certe cose ci accadono e quasi ci lamentiamo, mentre la parola del Signore dice che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. È importante sapere se amiamo Dio. Ora, nei dintorni di quel luogo, vedano dei poteri dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò tre giorni amichevolmente. Publius era il più alto ufficiale romano sull'isola e Dio si servì di Paolo e delle sue mani. Guardiamo il verso 8. Alleluia, grazie Signore. Accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani. E lo guarì, Alleluia. Guardiamo il verso 9: gloria al Signore. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. Da proprio l'impressione che facevano la fila, ognuno aveva qualcosa. Andiamo perché c'è Paolo. E Paolo continuava a pregare, ad imporre le mani. E Dio operò alla grande, gloria al Signore. Quando il nostro cuore vuole servire il Signore, veramente noi non dobbiamo temere di niente, di nessuno. Dobbiamo solo analizzarci davanti al Signore perché scopo facciamo qualcosa. Dio ci deve benedire. Esercitiamo i doni spirituali, i doni dello Spirito Santo. Questi esempi ci servono perché attraverso i credenti fluiscono i doni dello Spirito Santo che spetta a noi esercitarli. Quando abbiamo un cuore di voler piacere al Signore e ci troviamo di fronte a circostanze che c'è bisogno della nostra partecipazione attiva in quello che facciamo. Muoverci con le parole, con il cuore, con la fede, con tutto, quello che, con tutto noi stessi, perché vogliamo servire il Signore in tutto, allora la parola del Signore apre anche a noi un grande varco. Leggiamo insieme in 1 Corinzi, capitolo 12, verso 9, nel quale questa volta la parola del Signore ci dice di cercare i doni spirituali non solo il battesimo nello Spirito Santo, ma anche i doni spirituali, i doni dello Spirito che possono essere amministrati da credenti di questo tempo, di questa generazione in questo tempo. A un altro lo Spirito Santo dà fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, ha un altro potenza di operare miracoli. I doni dello Spirito sono tanti. Quando noi ci mettiamo a servire il Signore e lo serviamo col cuore, applichiamo nella nostra vita, facciamoci animo, muoviamoci con tutto il nostro desiderio di voler vedere come lo Spirito Santo opera in favore di coloro che sono nel bisogno, senza fermarsi. C'è un altro verso che ci aiuta, il verso 28, dove parla dei doni spirituali in questo capitolo, leggilo tutto e non ti fermare con tutto il cuore, di muoverti secondo lo Spirito Santo ti, li, ti guida, perché sono i doni spirituali che servono per coloro che credono nel Signore Gesù Cristo. E Dio ha costituito nella Chiesa primariamente gli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, le diversità delle lingue. Dio vuole fare grandi cose. Quando noi abbiamo nel cuore il desiderio di servire il Signore, Dio ci dà sempre delle opportunità di poterlo servire. Abbiamo visto stasera insieme attraverso un grande disastro che si era presentato davanti a questo apostolo che aveva una gran voglia di servire Dio, ma Dio coglie le occasioni più impensabili per noi per darci la possibilità di poterlo servire e di poter far conoscere il suo potere attraverso il flusso dello Spirito Santo, attraverso i doni dello Spirito Santo che fluiscono attraverso i credenti che amministra, che amministriamo l'opera che il Signore ci ha affidato. Allora preghiamo il Signore questa sera che ci riempia e ci rivesta dei suoi doni spirituali. Perché nel vedere quest'uomo nella praticità che camminava, con i tempi che erano, con le impossibilità che c'erano, con quelle possibilità che noi abbiamo oggi, possiamo fare molto di più. Quello che è importante però, che noi desideriamo mettere a servizio del Signore non solo una piccola parte di noi ma il nostro cuore, la nostra vita, le nostre mani, i nostri averi, quello che possiamo per poter onorare il Signore. Perché quando noi vogliamo e desideriamo onorare il Signore con tutto il cuore, ti assicuro fratello, ti assicuro sorella, che Dio vuole onorare noi più di quanto noi possiamo pensare. Gloria sia resa al Signore. Vogliamo pregare il Signore? Questa sera vogliamo pregare. Guarda, sento una voglia mentre, mentre parlo con te, sento una voglia che ti vorrei toccare con le mani perché lo Spirito Santo ti possa impartire una benedizione potente, possa operare sulla tua vita, possa operare in un modo speciale. Mi pare di vedere Paolo nella casa di Publio che la gente arrivava. E lui pregava per ognuno e man mano passavano come se fossero passati attraverso un punto di guarigione che si trovavano dall'altra parte guarita, guariti, perché la parola del Signore dice, furono tutti guariti. Alleluia, voglia lo Spirito Santo stasera toccare te. Io voglio allungare la mia mano verso di te come dire voglio pregare. Con te e per te, perché lo Spirito Santo possa toccarti in un modo speciale. Alleluia. Allunga la tua mano verso la mia e preghiamo insieme. Alleluia. Noi serviamo lo stesso Dio di Paolo. E io non solo voglio pregare, ma come se la mia mano fosse che tocca la tua che tocca la tua testa perché lo Spirito Santo possa far penetrare nella tua vita quella nuova vita attraverso l'impartizione e la benedizione di Dio che può venire fuori se tu hai bisogno di salvezza, il Signore ti possa salvare in questo momento, se tu hai bisogno di guarigione, o oh Spirito Santo di Dio, Visita il fratello, la sorella che in questo momento invocano davanti a te, Signore, con il grande desiderio di ricevere un tocco dalla tua presenza, se tu hai bisogno di liberazione. Alleluia, è lo stesso Signore, è come vedere Paolo che ad ognuno che passava non c'erano cose che erano impossibili per il Signore che era insieme con lui. Stasera non c'è nessuna cosa che è impossibile per il Dio Onnipotente che attraverso lo Spirito Santo viene a visitare il tuo cuore, la tua vita, la tua casa e vuole impartire a te una benedizione potente mentre tu lo invochi. E Dio insieme con Te ci presentiamo a Lui per dire, Signore, opera in questo momento per la gloria di Gesù Cristo, il Figlio tuo, perché possa nella Tua casa, nella Tua vita dove tu ti trovi, cominciare a salire la lode. Il ringraziamento, perché Dio è all'opera e a Lui va la gloria perché Egli è degno di ogni lode. Signore, ti ringraziamo per quello che tu continui a fare mentre siamo nella tua tua presenza tocca signore con la mano tua potente ogni cuore ogni mano che si innalza verso di te perché ne possa scaturire virtù potenti che vengono dal trono della tua grazia per essere liberati guariti salvati per altri bisogni signore che ogni cuore presenta a te noi sappiamo che tu sei il dio che fai le cose impossibili a noi. La tua parola ci dice che le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio e noi insieme, Signore, con il fratello, con la sorella che siamo nella tua presenza, sappiamo che le cose impossibili a noi sono possibili a te. E noi ti ringraziamo, Signore, che per un atto di fede tu intervieni attraverso l'opera potente dello Spirito Santo ed operi in nostro favore perché noi possiamo così lodarti, benedirti e camminare di vittoria in vittoria, di gloria in gloria, di valore in valore, camminando insieme con te fino a destinazione perché tu sei il Dio nostro, sei colui che ti sei abbassato fino a noi. Non solo ti sei abbassato ed umiliato sulla croce, ma ti sei abbassato per parlare a noi anche in questo momento, per portare il messaggio di salvezza, di liberazione e di amore, di farti conoscere che sei lì Dio di ogni eternità, e che ancora sei venuto a casa nostra questa sera per poter operare in nostro favore. Padre Dio ti ringraziamo insieme per la possibilità che ci dai di venire a te, insieme ti vogliamo lodare, glorificare e benedire perché tu sei degno ed a te vogliamo dare la lode, l'onore e la gloria. Alleluia. Amen. 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 Prima che ci separiamo, vogliamo cantare quel canto ciò che occhio non ha visto. Ed orecchio non ha udito ciò che non è ancora salito nella mente degli uomini, egli lo fa. Aspettiamoci grandi cose dal Signore, perché egli molte volte è un'opera che comincia e man mano la porta a destinazione. Dio ci benedica insieme. Cantiamolo insieme questo canto e continua ad aspettarti cose che il Signore vuole fare nella tua vita. Perché Egli è fedele e continua ad operare anche in questo ventunesimo secolo, ventesimo, ventunesimo, li stiamo vivendo tutti e due e sappiamo che il Signore è fedele alle sue promesse. Cantiamolo insieme e benediciamo il Signore perché Egli è grande. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Non ho udito, ciò che non è mai insolito, il tu vedrai. E queste sono le cose che Dio mi ha dato: per te che hai lui, per te che è a lui. il Signore Avete, so che a lui al tempo non Tu vedrai la sua gloria. So che non è mai salito in corpo tu vedrai e queste, e queste sono le cose Il Signore opererà ciò che lui ha detto lo comprenderà. Tu vedrai la Sua gloria scendere, la Sua unzione luce, e toccavo la tua morte e le tue mani. Tu vedrai. Alleluia, la nostra confidenza è nel Signore. Tu vedrai la risposta arriverà, non perché lo diciamo noi, ma il Signore opererà. È Lui, tu devi guardare a Lui e aspettarti da Lui che opera nella tua vita. Ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere man mano che tu lo cerchi, che tu lo invochi, che tu ti apri a Lui, che tu apri il tuo cuore a Lui. Ed Egli unge, benedice, ti arricchisce con la sua presenza, il tuo capo, la tua bocca e le tue mani. E se li puoi usare per impartire benedizione, così come abbiamo letto alla prima occasione. Benedici le persone che tu puoi benedire, imparti da parte del Signore la benedizione che Dio vuole dare. Mettici il cuore, le mani e tutto quello che è di te. Come dire: Desidero tanto che il Signore ti benedica, perché quando tu stai bene sono contento. Ti voglio bene nel Signore e proprio per dire che io sto bene quando stai bene tu perché insieme possiamo poi lodare, benedire e glorificare Dio. Dio ti benedica tanto tanto e continui a restare con te, continua a pregare per noi. Noi continuiamo a pregare per te perché ci sentiamo felici e forti perché sappiamo che questa opera è un'opera di natura spirituale e la nostra consacrazione, la nostra predisposizione di voler onorare il Signore e voler vedere il bene di coloro che siamo insieme per l'avanzamento dell'opera del Signore, il Signore non può fare altro che benedire, perché egli sa fare solo questo ed egli ti vuole benedire. Pace, ci vediamo domani mattina, Dio piacendo alle 10.30 per il culto di adorazione insieme. Continua a pregare per noi e noi continuiamo a pregare per te perché la parola del Signore così dice e quando noi lo facciamo il Signore approva il nostro modo di muoverci. Dio ti benedica, pace. Buonanotte e a domani mattina.